Wow gente, bentorca. Buongiorno gente, bentornati nel canale qua Dani. Oggi siamo qui. Questo nuovo video sono tipo strano. Oh mio Dio, c'è poca luce perché questa devo tenerla spenta, altrimenti fa riflesso. Cioè, tipo quando mi sposto così non si vede niente. Se io la tengo così potrebbe dar fastidio, però potrei anche star fermo. Però io non riesco a star fermo, quindi potrei spostarmi, ma facciamo così. La lascio accesa, anche se però devo così forse anche meglio, non lo so, poi è figo vedere le lucette qua che fanno vum 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 vum. Comunque signori, sono qua perché dopo credo 2 anni insomma, finalmente posso annunciarvi che sono incinta. Ok, forse no. ho un nuovo computer. Signori, sì, ebbene sì, vabbè, già qua vedete il monitor. E comunque ora piano piano vi spiegherò un po' tutto. Signori, sono tipo due settimane, anzi facciamo che un mese, che so che avrei avuto un nuovo computer. Però io non ho voluto dire nulla a nessuno, almeno l'ho detto solamente a Ryder e Ryder's Bree, Isabelle. E sì, adesso è tipo un mesetto che più o meno so di questa cosa. Ed è una settimana quasi, barra due, che ho ordinato i pezzi. Signori, ora magari vi farò vedere tutto quanto, vi farò vedere qualche immagine, qualche video, tutte queste belle cosette qua. E vi farò in descrizione, ci saranno comunque anche i pezzi i componenti del computer, insomma. Quindi, spero che l'audio sia decente, perché se provo ad alzare il microfono qua, si vede sto coso qua verde che spunta, non mi piace tantissimo, quindi lo lascio qua. Comunque, già ve lo dico, questa qua sarà una location. Quindi gente, direi che possiamo partire con il video. Vi spiego un po' i componenti che ripeto trovate in descrizione. E signori, cominciamo a parlare dei componenti. Tra l'altro qui ho anche la scatoletta del processore. È un Intel i-Core i5-7400. Mi sembra sia dell'ultima generazione Intel, credo. Comunque vabbè, ripeto, trovate tutto quanto sotto in descrizione. Sì, settima generazione, vabbè, quad core e ciao ciao. Poi abbiamo un fidget spin. Era solo per un paio di visori in più, niente di che. Vabbè, la RAM che qui non c'è, però comunque è una RAM da 8 GB della HyperX. Semplicemente, ne ho preso una per ora e basta. Poi l'alimentatore è un Corsair VS550, come c'è scritto lì, grazie a Dio che non me lo ricordavo. Quindi sì, 550 watt di potenza penso possono bastare. Poi la scheda video è una GeForce GTX 1050 Ti, incredibile, quindi dovrebbe essere piuttosto buona come scheda video. Mentre la scheda madre è una Asus Strix B250G. Mamma mia, ho imparato tutto ormai. Quindi sì, poi il case invece è un Aero Cool Aero 500 nero che è tipo sotto qua. Devo ancora metterlo nella sua postazione ufficiale, però sì, devo ancora sistemare un po' di cose. Devo mettere a posto la scrivania, un botto di roba. Il portatile l'ho dovuto spostare qua per registrare l'audio col microfono per far sì che sia un audio un po' più carino. E poi signori, ci abbiamo questo, il microfono, il Neighbor 800 che ce l'ho da un anno, non lo sapeva nessuno. Però non ho mai potuto usarlo perché il PC qua non me lo reggeva. E grazie a Dio che ho cambiato computer, signori, perché veramente questo portatile ormai è morto secco. Quindi signori, preparatevi perché questo era ciò di cui vi parlavo un paio di video fa. Che dirvi? Con questo computer nuovo potrò finalmente portare qualcosa di nuovo nel canale, perché non ce la facevo più a portare Minecraft, ve lo dico sinceramente. Allora, Minecraft lo porterò comunque, però almeno anzi, comunque il monitor qua è un 22 pollici, non è enorme, però comunque è grande. E vi giuro, editare con un monitor da 22 pollici al posto che uno da 15 è tutto un altro discorso, veramente. Ci metto tipo tre quarti del tempo in meno. Comunque, gente, appunto, stavo dicendo, Minecraft lo porterò ugualmente, ma potrò, spero, mettere le shaders almeno. Mamma mia, che bello! E potrò sicuramente andare molto più fluido. Nessuno se n'è accorto, tra l'altro, ma il video che ho registrato su Minecraft, non l'ultimo, ma il penultimo, credo, l'ho registrato appunto con quel monitor. Infatti, nessuno se n'è accorto, ma a parte il lag, che quello era di Minecraft, la qualità era perfetta. Cioè, finalmente era perfetta. Mancavano quegli FPS in più. Però non è del monitor, ma è di Minecraft. Perché avevo collegato il portatile al monitor, quindi ovviamente non era il massimo. Poi, con quel computer lì, finalmente potrò anche portare più video, soprattutto, però che anche quest'estate. Vabbè che i pomeriggi sarò occupato perché faccio l'animatore al Grest, che sono tipo i centri estivi. Sì, farò l'animatore al Grest, quindi mi porterà via qualche giorno magari. Però con quel computer lì sicuramente potrò fare tante belle cose. Poi, signori, vado pure a comprarmi GTA 5 e me lo compro sto giro. Dovrebbe andare senza problemi, quindi
quindi spero di potervi portare video di GTA 5. Li porterò con un bel po' di gente, lo sto già vedendo chi è che ce l'ha. E signori, ci sarà anche un ospite speciale che spero di potervi portare sul canale, però comunque si vedrà fra un pochino. Poi dovrò comprare anche un'asta per il microfono e appunto devo comprarmi il GorillaPod per il telefono, così potrò attaccare tipo il telefono sulla maniglia che è tipo su quella finestra lì. Allora, io non avrei più nient'altro da dirvi sinceramente, quindi potrei chiudere il video qua. Io ora metterò tutto quello che posso per potervi portare più video, portarvi più video serie fatti meglio sicuramente. Proverò a usare anche Premiere, che tra l'altro imparerò pure a usarla a scuola. E sì, sono stato promosso, quindi sono libero da tutto e l'anno prossimo imparerò a scuola ad utilizzare Premiere, After Effects. Insomma, sta arrivando, ci si mette tanto, però comunque l'importante è che prima o poi ce la faccio. Chiudiamo questo video qua in fretta perché devo editarlo se voglio muovermi. Devo anche giocare a FIFA per l'Xbox, la demo di FIFA 17, grazie povertà. E sì, poi mi comprerò anche FIFA 18, spero, quando uscirà ovviamente per il computer. Devo comprarmi anche il cavo da collegare il joystick dell'Xbox al computer. C'ho un botto di roba veramente da fare. Con la luce accesa sto giro perché sennò diventavate pazzi. Ci si vede in un prossimo video, lasciate un bel mi piace. Come vi stavo dicendo prima, ora cercherò di impegnarmi tipo 100.000 volte di più per poter portare tante belle cose e riportare l'attività sul canale, che questo è il mio obiettivo. Ci si becca in un prossimo video, spero presto, spero di poterlo portare subito col nuovo computer. Signori, che dire, il momento è arrivato, ci siamo quasi. Ciao!